Io oggi sono qui in veste di senatore di Forza Italia, ma non dimentico di essere ministro per la pubblica amministrazione. Come sapete, io sono impegnato in queste settimane proprio nel rinnovo dei contratti e uno di questi è il contratto del comparto sicurezza e difesa, quindi anche della polizia penitenziaria, e questo deve essere un segnale importante di fiducia da dare alle persone che lavorano nelle carceri. Abbiamo approvato il 7 di agosto, l'ultimo passaggio alla Camera dei Deputati, il decreto carceri, che è un decreto che è molto in linea con tante delle emergenze che stiamo riscontrando negli istituti di pena. È un decreto che va nella direzione di voler umanizzare gli istituti di pena. Qualcuno in modo bislacco, in modo molto rozzo, ha parlato di provvedimento svuota carceri. Non è esattamente, anzi non è proprio questo lo spirito col quale abbiamo approvato questo provvedimento in Parlamento. Lo spirito è quello invece di andare verso quello che ci racconta la Costituzione, e cioè il recupero del detenuto, e quindi una logica di umanizzazione delle carceri. Quindi dobbiamo parlare di liberazione anticipata, cercando di favorire dei percorsi di liberazione anticipata che anche dal punto di vista dei tempi siano adeguati. Dobbiamo lavorare nella logica di recupero del detenuto, dobbiamo lavorare nella logica di cercare di individuare, quando ci sono i presupposti, delle pene alternative alla detenzione. Guardate, il carcere di Aosta è un carcere che oggi detiene 140 persone. Di queste 140, l'80% sono persone che hanno commesso dei reati nel contesto della tossicodipendenza. Ora, ecco, pensare alla possibilità, quando non esistono i presupposti, di forme alternative alla detenzione carceraria nelle tante comunità che si sono sviluppate nel nostro territorio, è una soluzione alla quale dobbiamo pensare con grande determinazione.